Benvenuti, ben ritrovati, gentili spettatori, a questo nuovo appuntamento di Polis, primo piano sulla politica. Puntata numero 14 del format di Come Don Chisciotte, dedicata all'analisi della politica nazionale ed europea. Ovviamente sono in compagnia dei miei due carissimi ospiti. Buonasera al professor Luca Lanzalacore dell'Università di Macerata. Buonasera. Buonasera all'avvocato Umberto Del Noce. Buonasera Umberto. Buonasera a tutti. Nella puntata di oggi affronteremo prima di tutto il tema dell'opposizione con il PD che è in fase di ristrutturazione con questo incontro-scontro tra la Schlein e Bonaccini per quanto riguarda la segreteria nonché i capigruppo. Poi invece parleremo del governo, della sua attività, in particolare della riforma fiscale. Infine focus su Giorgia Meloni, prima invitata alla CGIL e poi protagonista nel Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Ovviamente abbiamo Giulio Bona alla regia e allora gli chiedo subito di mandare il servizio della puntata. Prego. Cambiare tutto per non cambiare niente, o almeno fare finta di farlo. È così che possiamo sintetizzare le prime settimane di Elly Schlein come segretaria del PD. Nonostante i proclami, infatti, il posizionamento di Bonaccini alla presidenza non ha portato con sé l'unità sperata, ringalluzzendo al contrario l'ala a lui fedele e costringendo la leader ad un inatteso e complicato negoziato per la composizione della segreteria, che già lascia intravedere più di uno scricchiolio all'interno del partito. Se questo è lo stato dell'arte dell'opposizione, maggiore tranquillità traspare al momento nella coalizione di governo. Il 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il disegno di legge per la riforma del sistema fiscale, insieme al decreto legge sulla costruzione del ponte sullo Stretto, accontentando un po' tutti gli schieramenti sui temi cardine della campagna elettorale. Ciò ha permesso a Giorgia Meloni di recarsi con maggiore leggerezza al Congresso nazionale della CGIL, presenziando storicamente dopo ben 27 anni di assenza di qualsiasi presidente del Consiglio. La fiamma tricolore nel covo del più vecchio sindacato d'Italia, istituito l'anno dopo la caduta del fascismo, è la fotografia dei tempi che viviamo. Invitata a parlare direttamente dal segretario generale Landini, ormai totalmente a suo agio nello stringere la mano dei capi partito, che siano di destra, di centro o di sinistra, Giorgia non ha tentennato salita sul palco, nemmeno quando una parte dei presenti ha intonato l'ormai famigerata Bella Ciao, vera e propria criptonite per chi è cresciuto a pane e duce. I tempi della contrapposizione ideologica sono ormai finiti. Oggi destra e sindacati possono stare dalla stessa parte, che non è certamente quella dei cittadini, come si evince dai passaggi chiave del discorso della Meloni. No al salariato minimo, vera e propria tomba potenziale degli odierni sindacati, e focus sul mondo del lavoro, da adeguare alla precarietà media dell'Unione Europea. Perché va bene la disoccupazione, ma lo spirito patriottico ci impone di non essere tra gli ultimi nelle classifiche. Se di problemi si deve parlare, al momento quelli arrivano dall'Europa. Nel Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, Giorgia Meloni ha cercato in ogni modo di mettere al centro del dibattito la questione migranti, ma più di un osservatore ha sottolineato il suo fallimento. Le armi all'Ucraina hanno avuto la precedenza, così come le problematiche causate dall'Italia per la mancata ratifica della riforma del MES, soprattutto in questo momento di forte incertezza finanziaria dovuta alle crisi bancarie. Puntare i piedi in Europa avrà i suoi effetti o la strategia è destinata a fallire? Scopriamolo insieme. Eccoci tornati in studio. Allora, sono state 2 settimane tutto sommato abbastanza movimentate perché abbiamo avuto il 12 marzo l'elezione di Bonaccini a presidente del PD, il 16 la riforma del fisco, il 17 Giorgia Meloni va alla CGIL, al congresso nazionale della CGIL, e poi il 23 e il 24 marzo il Consiglio europeo si è riunito. E partiamo però appunto dal PD. Perché abbiamo visto che il 12 marzo Bonaccini è stato eletto e tra l'altro è stato anche eletto perché proposto da Elly Schlein. E questo sembrava un po' il giusto compromesso in nome di quella unità che tanto, diciamo, ricercavano, almeno
nelle chiacchiere, nelle parole, quando appunto venivano intervistati sia Bonaccini che la Schlein. Dopodiché le prime incrinature non hanno fatto attendere, perché sono stati eletti due fedelissimi della Schlein, Chiara Braga alla Camera e Francesco Boccia al Senato come capigruppo, e questo ha destato un po' di malumori all'interno appunto del PD e per quanto riguarda quei deputati fedeli alla linea di Bonaccini. E quindi diciamo siamo anche in attesa di capire se queste incrinature poi si trasformeranno in vere e proprie fratture oppure no. E professor Lanzalago, quindi entrando nel merito degli equilibri del partito, come giudica lei queste prime settimane? Queste prime settimane, a mio parere, non sono altro che l'esito del modo bizzarro in cui è stata eletta Elly Schlein, cioè nel primo turno riservato ai circoli, agli iscritti, era risultato vincitore Bonaccini. Nel secondo turno, aperto anche agli elettori o presunti tali, è passata la Schlein. Ora, è veramente bizzarro che un'organizzazione faccia eleggere il proprio vertice apicale da chi non fa parte di quell'organizzazione. E vorrei far notare una cosa, che tutto ciò è avvenuto dopo mesi di una specie di psicodramma dove il PD ha ostentato le difficoltà del dibattito interno, cioè sul futuro del PD sono intervenuti tutti, anche persone che col PD non avevano mai avuto a che fare e si colgono in un'area ben diversa. Quindi quello che è successo in queste settimane per me riflette tutte queste stranezze, queste anomalie. Ci sono, come è noto, due scuole di pensiero. Diciamo, c'è chi dice che con Elly Schlein si è impressa una svolta, c'è chi dice no, è un'operazione puramente di facciata. Ora, i primi segnali sono tali per cui inizio a pensare che questa seconda ipotesi sia di fatto quella più veritiera, perché il PD, per esempio, ha appoggiato l'invio di armi all'Ucraina, quindi ha mantenuto una linea coerente con quelle che erano le posizioni passate su una questione centrale come la guerra. E è una situazione aperta, è una situazione che a mio parere apre serie possibilità di una scissione, cioè li definirei con una espressione usata spesso, quindi forse anche un po' stucchevole, però dei separati in casa. Ecco, questa è la mia impressione. Ecco che poi forse questa sarebbe la fine del Partito Democratico, visto le peripezie che ha affrontato, diciamo, sicuramente nell'ultimo anno. Esatto. E Umberto De Nuce, giro la domanda anche a te, nel senso che il professor Lanzalaco parlava di due scuole di pensiero: chi dice che c'è veramente un vento del cambiamento che ha tanto acclamato la Schlein, e chi appunto dice soltanto un'operazione di facciata. Tu come la vedi? Io diciamo che propendo più per la seconda ipotesi, cioè dell'operazione di facciata. A parte, diciamo, i famosi endorsement che ha ricevuto e che già di per sé dovrebbero comunque in qualche modo mettere in guardia, da diciamo, fiducie troppo ottimistiche. In effetti, se vediamo poi quello che è stato l'atteggiamento negli ultimi giorni, l'imposizione dei capigruppo, per esempio, sembra un po' di essere tornati alle solite vecchie lotte interne di partito, lotte di potere, guerre fra correnti. E a me riporta un po' la mente, no, al fenomeno Renzi, che era sorto nella medesima maniera. Quindi,
No, con lo slogan di rottamiamo la vecchia guardia, no? Largo i giovani, poi però di fatto no, abbiamo visto tutti che in qualche modo si è riproposto, anzi di fatto ha rottamato il PD in un certo senso, perché comunque ha portato il PD a una crisi interna innanzitutto, no? Se ci ricordiamo di quando Renzi rottamò Letta fondamentalmente, e per poi arrivare a una crisi profonda anche nell'elettorato, l'alleanza col Movimento 5 Stelle, e di fatto, secondo me, è una grandiosa operazione di marketing, no? Quindi cavalca proprio tutti gli elementi che in questo momento fanno appila a una certa classe radical chic, e che probabilmente strizza un po' l'occhio ai giovani, cerca di catturare un po' l'elettorato giovane che in massa molto probabilmente se ne è uscito dalle file dell'elettorato del PD. Però sinceramente dubito che sia un vero fenomeno di cambiamento, e anzi mi sembra di capire che il terzo polo in qualche modo si prepari a raccogliere una fuoriuscita in massa dal PD. Diciamo un'unica nota di favore, giusto per non essere troppo catastrofista e per non diciamo dare un minimo di speranza a una persona che comunque per adesso non ha avuto ancora il tempo di dimostrare da che parte sta. L'unica nota di favore è la battaglia sul salario minimo, visto che comunque in questo momento sembra che sindacati e governo siano concordi nel non proporre questa misura. Ecco, il fatto di schierarsi a favore, questo è un elemento di favore che in questo momento vedo. Però a prescindere da questo elemento, sinceramente credo che sia una manovra di facciata e che non costituisca un reale cambiamento nella sinistra italiana. Il cambiamento io intendo quello che dovrebbe essere una sinistra, cioè quello che dovrebbe una visione alternativa alla società capitalistica, non un pitturare di green il capitalismo, ma un'alternativa, perché altrimenti diventa un partito stampella di capitalismo, che permette al capitalismo di avere un volto buono. Molto buono e in qualche modo sostenibile. Assolutamente, anche perché vediamo insomma una fuoriuscita continua, no, degli elettori dei vari partiti, dal PD soprattutto, e soprattutto le generazioni più giovani fanno molta gola. Tu dicevi appunto dipingere di green il capitalismo, infatti stiamo assistendo proprio in queste ultime settimane, negli ultimi mesi, a tantissime forze giovanili che cercano di fare questa battaglia contro il cambiamento climatico, ovviamente strumentalizzati. E chissà se appunto la Schlein non sia la giusta operazione per poi portarli all'interno della fila degli elettori del Partito Democratico. Tu poi hai introdotto il discorso del salario minimo e lo affronteremo successivamente, perché prima c'è da parlare della riforma del fisco, perché appunto il 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato disegni di legge delega per la riforma del sistema fiscale. E, è stata, diciamo, quella della riforma del fisco una delle promesse elettorali degli attuali partiti di maggioranza, e la riforma è stata presentata come tesa a ridurre la pressione fiscale, razionalizzare il sistema, combattere le disuguaglianze, quindi una serie di affermazioni sicuramente di carattere propagandistico, anche perché non possono essere poi confortate dalla possibilità di attingere dalle casse dello Stato liberamente. Anzi, sappiamo che le risorse sono poche e l'Italia ha un debito enorme che continua a salire, chiusa nella gabbia dell'Unione Europea. E allora andiamo con il primo contenuto che spiega un po' la riforma e poi la commentiamo insieme. Prego, Gio dalla regia.
Il Consiglio dei Ministri di oggi fa ripartire la corsa della riforma fiscale. Rispetto al tentativo targato Draghi, però, c'è una differenza sostanziale. La delega arriva a inizio legislatura, quindi i tempi per attuarla, 2 anni in tutto, ci sono. Le novità prospettate dalla cornice appena approvata sono a tutto campo, ma le attenzioni più diffuse puntano inevitabilmente sull'IRPEF. Qui l'idea è un passaggio da 4 a 3 aliquote, visto dal governo come prima tappa verso la flat tax per tutti. Degli aspetti concreti si occuperanno i decreti attuativi, ma l'ipotesi oggi in circolazione parla di un accorpamento dei primi 2 scaglioni per allargare l'aliquota del 23%, oggi applicata fino a 15.000 euro, fino a quota 28.000 euro. Tra i 15 e 28.000 euro, in questo caso, si concentrerebbero i vantaggi maggiori. Il problema è che i conti pubblici non offrono margini di deficit per finanziare i tagli fiscali. Alle coperture dovrà provvedere quindi la stessa riforma, prima di tutto con nuovi limiti alle detrazioni e deduzioni, che si concentrerebbero però sui redditi più alti. Dai vincoli sarebbero comunque esclusi gli sconti che il fisco oggi riserva alle spese per sanità, mutui, istruzione e bonus edilizi. Ricco il menù per le imprese, con l'abolizione dell'IRAP per 650.000 società di persone e un'IRES alleggerita per chi investe in nuova occupazione e in beni strumentali innovativi. Completa il quadro una revisione delle sanzioni, che eviterebbe condanne penali alla cosiddetta evasione di necessità, quando il reddito è dichiarato ma i pagamenti saltano perché il contribuente è in difficoltà economica, e nuovi incentivi all'adesione spontanea agli obblighi fiscali. L'architettura, insomma, è ricca, ma l'edificio del nuovo fisco è tutto da costruire. Professor Lanzalaco, andando al di là dei singoli provvedimenti, anche perché appunto il disegno di legge poi andrà discusso alle Camere, sicuramente ci saranno emendamenti, quali sono i primi pareri che lei ha percepito? Sì, beh, anzitutto vorrei sottolineare come il servizio appena trasmesso, parli di decreti attuativi e come sia una riforma ancora tutta da costruire. Quindi siamo all'inizio di un percorso e formulare giudizi all'inizio di un percorso di questo tipo può essere avventato, anche perché trattasi di materia estremamente complicata da un punto di vista tecnico, cioè bisogna entrare per dare dei giudizi nel merito delle singole norme. In generale viene apprezzato il fatto che il governo tenti di semplificare la normativa fiscale tributaria andando verso un testo unico, quindi lo sforzo di semplificazione è in genere apprezzato. Poi sorgono differenze di opinioni. A me ha colpito molto, per esempio, che 2 associazioni di categoria come Confcommercio e Confesercenti, che rappresentano la stessa identica categoria, abbiano dato giudizi ben differenti. Confesercenti fortemente critico, Confcommercio favorevole. Evidentemente è necessario entrare nel merito, perché non è possibile che associazioni che rappresentano, ripeto, lo stesso identico settore diano giudizi diametralmente opposti. In generale, ecco, ha suscitato perplessità, in alcuni casi opposizioni, in altri semplice perplessità, proprio il disegno strategico che sta alla base della riforma, cioè l'idea che se si liberano risorse soprattutto per le piccole e medie imprese, sottraendole a una pressione fiscale eccessiva, queste risorse verranno sicuramente utilizzate per investimenti. Allora, questa ipotesi così ottimista è stata messa in discussione perché non suffragata da nessun tipo di tratto, da nessun tipo di teoria economica e né di esperienza storica. Cioè, le imprese rispondono a degli incentivi ben precisi e non semplicemente al fatto che
si prospetta loro la possibilità di pagare meno tasse. Ecco, cioè il fatto di poter pagare meno tasse o pagare le tasse in modo prevedibile, questo sembra essere lo spirito del concordato preventivo, non implica automaticamente che le risorse poi vengano investite. Più di questo, al momento penso che sarebbe avventato affermare, ecco, perché è un percorso avviato ed è una riforma che è tutta da costruire, per plagiare l'espressione usata nel servizio. Assolutamente sì, concordo. E allora a questo punto, Umberto, andando con i piedi di piombo, come giustamente suggeriva il servizio e il professore, tu che idea ti sei fatto della riforma? Beh, appunto, andando con i piedi di piombo, sì, sono d'accordo con quello che diceva il professore. Un po' la ricetta sembra sempre quella di attirare gli investimenti e sperare che una riduzione della pressione fiscale sulle imprese si traduca automaticamente in investimenti, come diceva il professore. Questo è abbastanza ottimistico. D'altronde l'Italia si è posta in una situazione europea che fa sì che di fatto ci vi sia una situazione antitetica alle dottrine, per esempio, keynesiane, per cui di fatto lo Stato non può più, e non potendo investire praticamente nell'economia, deve sperare che lo facciano i privati, fondamentalmente. Però, ecco, diciamo, io l'unico elemento che mi viene da segnalare dal punto di vista giuridico è la questione della flat tax, nel senso che comunque la si pensi, questo porrà un problema di ordine costituzionale, perché i nostri padri costituenti, animati dal desiderio, dalla spinta di creare un sistema tributario equo e che quindi andasse a esercitare una pressione sui contribuenti proporzionale alle loro capacità, pensarono che non bastasse adottare unicamente un criterio proporzionale, ma che addirittura la proporzionalità dovesse essere integrata dalla progressività, perché una certa proporzione ovviamente pesa di più su un reddito debole rispetto che sul reddito alto, e quindi anche la misura proporzionale dovesse crescere con l'aumentare del reddito. Evidentemente la flat tax pone un problema in termini di progressività, perché ovviamente se la tassa è la stessa a prescindere dal reddito, di fatto privilegerà i redditi più alti e in proporzione peserà di più sui redditi più bassi. Però questo è proprio un cambiamento profondo nella visione che abbiamo del sistema tributario e di quello che significa sistema tributario anche in termini di redistribuzione della ricchezza, perché la flat tax un po' riduce questo elemento della tassazione, cioè l'elemento di ridistribuzione della ricchezza, per cui questo è un punto su cui io andrei cauto, visto che comunque va a toccare uno dei nostri principi costituzionali. Certo, e noi saremo ovviamente qui a commentare nel caso in cui i prossimi passi del governo fossero proprio in questa direzione. E passiamo adesso alla protagonista, diciamo, di queste due settimane, nonché capo del governo, Giorgia Meloni, perché il giorno dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato questa riforma del fisco, quindi il 17 marzo, Giorgia Meloni ha partecipato al congresso nazionale della CGIL
parlando di un confronto necessario e utile. E è stato, possiamo dire, anche un evento storico da un certo punto di vista, perché erano ben 27 anni che nessun capo dell'esecutivo partecipava al congresso nazionale della CGIL, il sindacato più antico d'Italia, e è stata accolta, come abbiamo visto anche nel servizio, con il coro Bella Ciao da parte di una trentina di partecipanti, che poi hanno abbandonato la sala prima che lei iniziasse il suo discorso, mentre alla fine dell'intervento poi c'è stato anche un timido applauso da parte dei delegati presenti. Lei ha parlato principalmente del lavoro e si è espressa, come Umberto aveva detto prima, soprattutto sul discorso del salario minimo, dicendo no a questo salario minimo e anzi, diciamo, dando nuovo vigore a quella che è la contrattazione collettiva. Allora abbiamo preparato il contenuto numero 2 e poi lo commentiamo insieme. Prego Giulio. Ma voglio ribadire anche a voi con la stessa chiarezza, come ho già fatto in Parlamento qualche giorno fa, che per raggiungere questo obiettivo in una nazione come l'Italia, caratterizzata da una elevata copertura della contrattazione collettiva e da un elevato tasso di lavoro irregolare, io credo che l'introduzione del salario minimo legale non sia la strada più efficace. Per una ragione semplice, perché io temo il rischio che la fissazione per legge di un salario minimo diventi non una tutela aggiuntiva rispetto a quelle garantite dalla contrattazione collettiva, ma una tutela sostitutiva. E questo, mi dispiace, per come la vedo io, finirebbe per fare un altro grande favore alle grandi concentrazioni economiche che hanno come obiettivo quello di rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori. Io credo che la strada più efficace sia estendere i contratti collettivi ai settori non coperti, allargando ovviamente così la platea dei tutelati, combattere i contratti pirata, potenziare l'attività di contrasto al lavoro irregolare, intervenire, come dicevo, per ridurre il carico fiscale sul lavoro, perché il nostro obiettivo di legislatura rimane un taglio del cuneo fiscale decisamente più significativo di quello che vediamo oggi. Professor Lanzalaco, le chiedo un suo parere rispetto a questa questione del salario minimo in rapporto alla contrattazione collettiva e poi un parere rispetto alla presenza di Giorgia Meloni al convegno, nonché la volontà del segretario Landini di invitarla. Sì, ma per quanto riguarda il salario minimo, io penso che ha una possibilità come proposta politica, una differenziazione all'interno dell'opposizione, quindi il Movimento 5 Stelle chiaramente a favore e il PD a favore, ma non in modo così, diciamo, aperto, chiaro e sì, la Schlein l'ha rilanciato, però bisogna vedere quanto ci creda tutto il PD. Ecco. Quindi il salario minimo con anche il reddito di cittadinanza, con la questione guerra in via delle armi, costituirà, a mio parere, un asse di differenziazione all'interno dell'opposizione. Qual è il punto cardine del salario minimo? Che se da un lato può apparire come una misura tesa a tutelare i più deboli sul mercato del lavoro, dall'altro lato, per così dire, sfila al sindacato la sua funzione, perché nel momento stesso in cui c'è un salario minimo definito per legge, il ruolo, la funzione di contrattazione del sindacato è ridotta. Questo spiega perché i sindacati siano molto tiepidi sulla questione, per non dire contrari. L'invito della Meloni al,
alla CGIL e al convegno dell'assemblea della CGIL. Ma io penso che questo sia un episodio che rientra, anzitutto è un episodio che non è stato ben digerito da tutta la base, tant'è che alcuni hanno manifestato chiaramente il loro dissenso, infrangendo, a mio parere, anche regole di correttezza politica. No, se inviti un leader politico non lo inviti per contestarlo, ti chiarisci prima le cose e eviti. Quindi non mi è sembrato inappropriata, mi è sembrata inappropriata la cosa, e Giorgia Meloni ha risposto, come notava il giornale di quei giorni, il giornale come inteso come quotidiano, ha risposto con notevole stile, perché bisogna dire la verità che ha avuto una plomb invidiabile. Perché è stata invitata? Che senso dare a ciò? Ma io collocherei questo episodio all'interno di una traiettoria più di lungo periodo, e cioè che parte del ceto di riferimento della CGIL, dei sindacati e della CGIL in particolare, non vota più a sinistra. Questo era emerso, era indagini emerse, studi e ricerche pubblicate anche sui quotidiani, quel ceto di riferimento vota anche a destra. Quindi la strategia di Landini è quella di costituire, notate, è una scelta che altre associazioni hanno fatto molti anni fa, ma adesso lo sta facendo Landini, di costituire, far sì che la CGIL diventi un soggetto politico autonomo che va, contratta, discute con qualunque interlocutore, quindi non più legato a quella che viene chiamata da noi politologi la classe gardée, cioè non, e quindi massima libertà di movimento, perché faccio notare che da un lato cos'è, il 17 marzo, no, ha partecipato Giorgia Meloni, ha partecipato al congresso della CGIL e meno di due settimane prima, cioè il 4 marzo, Landini a Firenze era sul palco insieme a Conte, alla Schlein, a una manifestazione antifascista contro l'aggressione di Azione Studentesca da alcuni militanti di sinistra. Azione Studentesca è l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia. Quindi c'è un gioco a tutto campo e Landini si sta muovendo in questo modo, in questo senso. L'ha fatto anche con Draghi. È una scelta strategica di lungo periodo. Non, il sindacato, come altre associazioni di rappresentanza, comunque il sindacato, la CGIL, non è più la cinghia di trasmissione dei partiti politici. Non c'è più quel legame organico, si chiamava collateralismo, che ha caratterizzato tutta la prima Repubblica fino ai primi anni 90. Non c'è più quel legame. E chi più rapidamente, chi meno, stanno ridefinendo la propria funzione, il proprio ruolo. Ecco, a proposito di questo excursus di cui parlava il professore, nel servizio dicevamo che appunto siamo nell'era post-ideologica, abbiamo la fiamma tricolore nella tana del lupo rosso, diciamo. Ecco, Umberto, tu come valuti questa trasformazione dei sindacati negli ultimi 30 anni, quindi dopo la fine della Prima Repubblica? Ma sì, secondo me i sindacati hanno un po' avuto una parabola che ricalca poi quella del principale partito di sinistra. Voglio dire, con in particolare con Tangentopoli vediamo un cambiamento netto, no? Con cui di fatto il Partito Comunista perde progressivamente ogni riferimento al comunismo e alla lotta di classe e all'alternativa al capitalismo, e diviene anzi un partito alleato in un certo senso al potere, perché vediamo che per esempio Tangentopoli spazza via una certa classe dirigente che per esempio era contro Maastricht e i parametri di Maastricht, e di fatto fu poi invece la sinistra ad entrare
in quei parametri, a effettuare le privatizzazioni, poi in tempi più recenti ancora a riformare il mondo del lavoro, per esempio il Jobs Act. Quindi in un certo senso c'è stata una pacificazione, però io temo un po' in malafede, nel senso che vi è stato un patto silenzioso, in un certo senso, fra il capitalismo che andava cambiando volto e la sinistra, che ha perso, diciamo, una carica realmente trasformatrice, limitandosi a lotte su temi di diritti civili e tralasciando le lotte sui temi di diritti sociali. Quindi senza però andare ad alterare le tensioni di fondo del sistema capitalistico. E infatti trovo che l'affermazione l'affermazione di un superamento delle contrapposizioni ideologiche è fortemente ideologica, perché le contrapposizioni erano sì di gruppi ideologici differenti, ma che rappresentavano interessi di classi differenti, perché non si può tacere il fatto che vi siano all'interno di una società complessa degli interessi di classe differenti. Certo, le classi sono sempre più complesse, sono sempre più variegate, ma di fatto esistono, e finché esisteranno esistono dei conflitti, e il compito della politica è proprio quello di comporre tali conflitti, e in un sistema democratico quello di portare a soluzioni politiche condivise da tutte le anime di un paese. L'esempio classico è la nostra Costituzione, no? Che mette insieme istanze liberali, istanze più socialiste, cattoliche, comuniste, e crea una soluzione in qualche modo che può essere condivisa. E allora in questa perdita di identità anche i sindacati hanno perso, diciamo, la loro vocazione al conflitto sociale ed economico, complicato anche da una situazione geopolitica e economica europea, perché poi i vincoli europei si sono fatti sentire sulle misure di governo, sui tagli imposti e sulla, diciamo, sovranità anche politica, e quindi spesso i temi e le decisioni venivano in qualche modo poste come inevitabili richieste da un potere distante dal popolo e quindi non soggette a un dibattito, a un confronto politico. Questo spesso è stato usato anche per deresponsabilizzare quelle che erano le scelte politiche, ma di fatto anche il sindacato ha perso la propria vocazione, la propria anima originaria. Complicato ancora, come diceva il professore, dal fatto che anche l'elettorato nel mondo del lavoro è cambiato, perché in effetti spesso il mondo operaio ha smesso di votare sinistra, proprio perché la sinistra ha smesso di fare gli interessi della classe lavoratrice. Conosco tantissimi imprenditori finanziari che votano il PD, il che è indicativo del fatto che ormai il PD non rappresenta più gli interessi della classe lavoratrice. E questo si riflette sicuramente sulla composizione del sindacato e sulla sua vocazione. E probabilmente anche il sindacato in questi anni sta cercando di ritrovare una propria dimensionalità in un mondo politico ed economico che probabilmente non comprende più molto bene, in cui i dirigenti del sindacato spesso divengono funzionari del potere politico, presi in lotte di potere e in lotte, diciamo, di ambizioni personali più che di giustizia sociale. Di ambizioni personali, voglio dire, Landini sa qualcosa, ricordiamo la sua foto sotto il braccio di Draghi, quindi, come diceva il professore, una persona che cerca ovviamente di muoversi indipendentemente per diventare appunto da una parte un'opposizione, dall'altra parte magari un alleato in base a quelle che sono le convenienze del momento. Umberto, tu mi hai fatto un ottimo assist, perché dobbiamo chiudere la puntata,
andando a parlare poi del tema europeo. Questo perché il 23 e il 24 marzo a Bruxelles si è riunito appunto il Consiglio europeo. Giorgia Meloni, sia precedentemente nel suo discorso alle Camere, sia successivamente commentando l'incontro, ha parlato di una grande attenzione che lei ha portato all'interno del dibattito sul tema migranti, ma in realtà più di un osservatore ha riportato una generale freddezza da parte degli altri capi di Stato, così come della von der Leyen e della Lagarde presenti, perché il tema principale del Consiglio è stata da un lato la questione dell'Ucraina, delle armi all'Ucraina, dall'altro la preoccupazione per l'attuale crisi bancaria che è nata ovviamente è partita dall'America e si è poi distribuita in tutta Europa, e quindi ci si chiede se c'è una solidità del sistema finanziario e bancario europeo in questo momento. E a tal proposito non è mancata la bacchettata all'esecutivo italiano, accusato di non aver ancora ratificato la riforma del MES e bloccando quindi anche i lavori per quanto riguarda gli altri sistemi, gli altri strumenti anticrisi, come il fondo di risoluzione unico, che sarebbe il fondo salva banche, nonché il fondo europeo per la garanzia dei depositi bancari. E proprio a proposito del MES, ecco, per parlare dell'opposizione, c'è forte la pressione da parte sia del PD sia del Terzo Polo, che accusano il governo di isolare l'Italia in Europa. Allora, guardiamo subito il contenuto 3 e poi andiamo sul finire della puntata con i commenti. Prego Giulio. L'Italia può dirsi molto soddisfatta dei risultati di questo Consiglio europeo. Avevamo lavorato molto e molto bene sulla bozza di conclusioni, che sulle questioni dirimenti e più importanti non ha subito modifiche durante la discussione del Consiglio. Quindi sia per quello che riguarda le materie economiche, con il richiamo all'implementazione particolarmente dell'elemento che più ci interessa, che è la flessibilità dei fondi di coesione, dei fondi PNRR, la materia della governance, che per noi è materia fondamentale da risolvere entro la fine di quest'anno e che ovviamente deve tenere conto degli obiettivi strategici che l'Unione si dà. Se l'Unione lavora sulla transizione ecologica, se lavora sulla transizione digitale, se lavora sul sostegno ovviamente all'Ucraina, poi deve tenere in considerazione quegli investimenti nelle sue regole di governance. Mi pare che anche su questo ci sia una sensibilità diffusa. Sulla materia migratoria anche avete visto il richiamo in queste conclusioni, che dimostra non solo la conferma di un cambio di passo che abbiamo impresso nello scorso Consiglio europeo, ma anche il fatto che oggi la migrazione rimane una priorità nei grandi obiettivi dell'Unione Europea, con il passaggio che viene richiamato all'implementazione degli obiettivi che abbiamo deciso nell'ultima riunione e una verifica di quell'implementazione nel prossimo Consiglio Europeo di giugno. Quindi c'è un lavoro che va in continuità, che dimostra che non si trattava di uno spot o semplicemente, diciamo, di un'iniziativa singola. Chiaramente stiamo lavorando sulla concretezza di quegli strumenti, con risultati che a me sembrano oggettivamente molto buoni e che dimostrano una buona fede nella volontà di affrontare questa materia. Quindi direi che complessivamente possiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Ecco, questi erano i commenti a caldo di Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo. Professor Lanzalaco, sia sul MES, sia, come abbiamo commentato nella puntata precedente, sulla questione delle concessioni balneari, la Giorgia Meloni, l'esecutivo italiano, continua a puntare i piedi in Europa. Come interpreta questo muro contro muro e quanto a lungo potrà reggere? Lo interpreto in modo abbastanza netto, cioè l'Europa sta sostanzialmente, usiamo le parole per quello che sono, sta ricattando il governo italiano, ha bloccato la tranche di pagamenti, di versamenti, dicendo che non è convinto le autorità europee, la Commissione non è convinta di come sta procedendo il PNRR, e si è presa la bellezza di 30 giorni per verificare la correttezza delle modalità di attuazione del PNRR,
scatenando ovviamente il panico, perché immediatamente il capo dello Stato ha recepito questo. Ci sono fra ieri e oggi dichiarazioni anche di ministri, primo fra tutti Fitto, che dicono qua occhio perché stiamo rischiando grosso. E il ricatto in cosa consiste? O voi aderite al MESE, a tutto quell'insieme di misure di cui si parlava prima, oppure vi blocchiamo il PNRR, il che avrebbe un effetto, i fondi del PNRR, il che avrebbe un effetto devastante, perché le amministrazioni locali, e non solo locali, anche quelle nazionali, hanno già stipulato contratti, no, per l'esecuzione di opere pubbliche, infrastrutture, assunzioni, quindi si troverebbero di colpo indebitate fino al collo. Quindi la mia lettura è molto netta ed è quella che è in atto un forte, un potente, un pericoloso, un vile ricatto. Quanto reggerà? Quindi no, non parlerei di muro contro muro, ricatto, è una lama affilata appoggiata sulla giugulare. Quanto potrà durare? E su questo si gioca tutta la credibilità del governo Meloni e la sua solidità. È la madre di tutte le battaglie, se non sbaglio lo si diceva anche la scorsa puntata, e se dovesse cedere Giorgia Meloni deve riuscire a trovare qualche contropartita. Lei sta presentando come buoni i risultati dell'incontro del 23-24 marzo, e fa un po' tenerezza perché è l'unica ad aver colto la positività, tutti gli altri osservatori hanno notato invece un sostanziale disinteresse da parte degli altri paesi europei che non hanno nessuna attenzione per il problema. Noi siamo abbiamo non so quante migliaia di chilometri di coste, siamo in mezzo al Mediterraneo, quindi no, siamo noi la prima spiaggia a cui approdare, se si riesce ad approdare, non si finisce invece tragicamente in altro modo. Quindi la vedo come una battaglia politica cruciale, e onestamente mi auguro che Giorgia Meloni ne esca vincitrice, perché se perde questa battaglia è messa ulteriormente in gioco quel poco che rimane della sovranità nazionale. Assolutamente sì, concordo. Umberto Denoce, siamo in chiusura, chiedo anche a te una valutazione rispetto al Consiglio europeo. E poi ti chiedo, secondo te Giorgia Meloni tutto ciò lo sta facendo per mantenere il suo appeal nei confronti dell'elettorato, oppure veramente questa è parte della sua formazione politica e ideologica? Per quanto riguarda la valutazione del Consiglio europeo, mi rifaccio a quello che ha detto il professore, nel senso che la Meloni è l'unica ad aver colto una positività che evidentemente non c'è stata. E d'altronde, come ricordava il professore, l'Italia è la prima frontiera per chi riesce ad attraversare il Mediterraneo, e poi l'Italia non ha una forza contrattuale per imporre una politica migratoria a livello europeo, per cui sostanzialmente è un discorso molto lungo ma molto profondo che andrebbe fatto in ambito europeo, però questo è un momento in cui l'Italia è debole in Europa, proprio per quello che proprio per la vicenda anche del MES e del PNRR, nel senso che in questo momento per il sistema economico europeo l'Italia è fragile e ambisce a quei fondi. Io credo che la Meloni sia in questo momento diciamo fra l'incudine e il martello, perché non è un mistero che da sempre Fratelli d'Italia e anche la Lega, ma in generale in questo momento in particolare Fratelli d'Italia, è sempre stata ha sempre adottato una posizione fortemente critica al MES, e il suo elettorato
e concorde con questa posizione. Quindi lei da una parte si trova probabilmente politicamente a non poter non accettarlo, ma dall'altra sa che un'eventuale ratifica le fa perdere qualsiasi credibilità nei confronti del suo elettorato. E quindi si barcamena in quel limbo lì, e probabilmente affronta quei problemi che hanno tutti i partiti che all'opposizione assumono posizioni tra virgolette rivoluzionarie o comunque controtendenza, e poi quando diventano potere hanno la necessità di districarsi in delicati equilibri. Per esempio mi viene in mente la Lega, che è sempre stata contro l'euro, per l'uscita dell'euro, che ha candidato noti economisti che erano per l'uscita dall'euro, ma poi insomma giunta in posizioni di potere ha accantonato quella battaglia. E quindi la Meloni sta un po' attraversando quello stesso calvario sulla questione del MES. Anche perché poi se si va allo scontro con l'Europa dobbiamo anche essere pronti a subirne le conseguenze dal punto di vista economico, finanziario e giuridico. Quindi è importante che anche gli elettori che sono concordi a non approvare il MES, così come le concessioni balneari e tutti i discorsi che abbiamo fatto, sappiano che ci sono delle conseguenze, giuste e sbagliate che siano, quando non si rispettano i diktat europei, e quindi uno deve anche essere pronto a sopportarle. Sì, infatti, esatto, a prescindere da quello che uno pensa, sicuramente ci sarebbero delle forti ripercussioni sul tessuto economico-sociale, con tutti i contratti magari già messi in atto, tutte quelle realtà che aspettano fondi, quindi sicuramente le conseguenze ci sarebbero da un punto di vista economico e sociale, per cui sono sicuramente posizioni che vanno ponderate e studiate strategicamente anche, perché l'impatto può essere profondo. Assolutamente. Signori, vi ringrazio di essere... Vorrei dire una cosa, che è tutto vero quello che è stato detto. Teniamo presente anche l'altra faccia della medaglia, l'altra faccia dell'euro, cioè è vero che l'Italia rischierebbe di pagare costi, va benissimo, ma c'è anche un'altra possibilità, e cioè che si attivi un effetto domino, e cioè che di fronte a posizioni dure dell'Italia via via seguono quelle della Grecia, quelle della Spagna, quelle del Portogallo, perché per esempio sulla questione dei balneari anche Spagna e Portogallo sono in difficoltà, comunque si oppongono alla Bolkestein, eccetera. Quindi l'Italia in questo momento, io non sono molto d'accordo con quanto si sente dire l'Italia all'ultima ruota del carro, non conta, eccetera. Calma, perché il governo Meloni potrebbe imprimere una svolta, una torsione, una svolta seria alla storia politica europea. Cioè mettere il bastone fra le ruote a questo fasullo processo di integrazione, perché questo è il dato di fatto. Quindi stiamo attenti a non percepirci più vulnerabili di quello che di fatto siamo. Ecco. Concordo assolutamente, immagino anche Umberto Del Nucci. Certo. Signori, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia questa sera. Saluto il professor Luca Lanzalaco. Buonasera a tutti. L'avvocato Umberto Del Noce. Buonasera a tutti, ciao. E ovviamente a tutti i nostri spettatori. Arrivederci. Arrivederci.